Sette gare ancora da giocare, obiettivi apertissimi sia in vetta che in coda alla classifica. Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio da comunale Il Delfino della Maddalena per la 28ª giornata del campionato di eccellenza Sardegna. In campo, come detto, Ilva, Maddalena e i punti Sassari. Si gioca nello stretto, qua prova ad andare via e poi appoggia sulla sinistra a favore di Tapparello, che ha il problema, ma riesce a mettere in mezzo, arriva questo pallone che viene toccato dal numero 7 Casseiro. Va qui con Lobrano, sia per via centrale Lobrano, riesce a liberarsi molto bene, riesce a indirizzare anche un pallone piuttosto pericoloso. Attenzione, qua c'è il recupero da parte di Casseiro, viene messo giù e arriva il calcio di rigore per l'Ilva Maddalena. Arriva il tiro e la rete, Ilva in vantaggio dunque al minuto 15esimo con il calcio di rigore e Ayana che si viene anche ad avvicinarsi. Prova a salire anche della casa intanto per la squadra ospite, ecco il corner di Asara che mette in mezzo. Attenzione perché non colpisce bene in questa occasione, ci è sembrato Cristian Luiu. Scavalca il centrocampo qua il difensore degli punti, allora recupera ancora l'Ilva che in questi 1-2 è pericolosissima, ancora con Casseiro che svaria adesso sull'auto di destra. Attenzione, colpo di testa ancora per l'Ilva, va a toccare per poi portarsi via questo pallone Tapparello, ma siamo già ripariti con la rimessa laterale ancora con Casseiro che decide questa volta no di fare tutto da solo, invece no, sulla destra per il compagno di squadra, colpo di testa ancora per Lobrano, alto. Serie D ed eccellenza, ovviamente un'arma in più soprattutto per le fasi finali delle gare degli punti. Attenzione però, concentriamoci su questo nuovo tentativo per la formazione ospite con Mattia Asara che mette in mezzo, anzi no, decide di andare direttamente in porta, non sorpreso Manis. Il Sant'Elena intanto, attenzione a questo attacco, questa bella conclusione da parte di Tapparello, bello questo suggerimento, alla fine riesce ad andar via il numero 8 Escobar. Attenzione perché c'è un recupero prodigioso da parte degli punti che salva, ma forse non è così a capire, forse è calcio di rigore per l'Ilva. Alla sinistra, attenzione a Tapparello, il sinistro di Tapparello trova il raddoppio angolato, in questo caso il numero 9 dell'Ilva. Ayana su questo pallone a mettere in mezzo, attenzione colpo di testa, 3-0 dell'Ilva, questa volta a mettere a segno il gol che di fatto chiude la gara, che controlla, mette giù, c'è a rimorchio anche il numero 15 Lena, ma Lobrano fa tutto da solo, prova a mettere in mezzo, attenzione, ancora un bella conclusione da parte di Tapparello, il suo sinistro che stava proprio andando a trovare l'angolino basso alla destra della porta difesa da Canalis. Fase nevralgica della seconda frazione di gioco, Ayana sulla rimessa, o meglio sulla bandierina per il calcio d'angolo ancora dell'Ilva, in mezzo un pallone che scavalca qui Canalis che poi esce al limite dell'area. Ayana, pallone filtrante per Casseiro davanti al portiere e arriva il gol, 4-0, tutta la qualità dell'Ilva in quest'altra occasione, subisce anche un brutto infortunio per il Li Punti che non ci sta e che prova ancora a costruire con Usai sulla fascia sinistra, il suo sinistro a mettere in mezzo, attenzione perché su questo pallone era arrivato per primo alla fine il numero 15 Lorenzoni. Allora finisce così al Delfino di La Maddalena, la capolista non fa sconti, conserva il primo posto in classifica, vince 4-0 ai danni del Li Punti.